Intanto il Sinedrio si era riunito per cercare il modo di sbarazzarsi di Gesù. Poi Satana entrò in Giuda, detto Iscariote, che era uno dei dodici. Egli si mise d'accordo con il Sinedrio per arrestare Gesù. Intanto Gesù aveva lasciato Gerusalemme ed era salito come al solito sul Monte degli Ulivi per pregare. Pregate per resistere nel momento della prova. Giuda Iscariota tradì Gesù per 30 monete d'argento. Gesù sapeva che si stava avvicinando l'ora della sua morte per i peccati dell'umanità e pregava. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice di dolore, però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. E un angelo gli apparve dal cielo per confortarlo. E il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Perché dormite? Alzatevi e pregate per non cadere in tentazione. Giuda. Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Signore, dobbiamo usare la spada! Avanti, arrestate! Smettete, basta! Guardate, l'ha guarito. Siete venuti con spade e bastoni, come fossi un brigante. Io stavo ogni giorno con voi nel tempio e non mi avete mai arrestato. Ma questo è il vostro momento, in cui regna il potere delle tenebre. Portatelo via. Thank you.